è il caso della ruota dove la forza è applicata nel centro di massa, ok? È l'esercizio che abbiamo appena fatto. La ruota rotola senza strisciare, quindi c'è una forza qui che appare nella misura in cui c'è questa forza qua. Questa è la matematica, in particolare l'accelerazione che io riesco a indurre nel corpo applicando una forza F0 è questa. Allora, applicatela al caso di una ruota che rotola giù per un piano inclinato, rotola senza strisciare. Deve essere chiaro, che se il piano inclinato fosse liscio, se ci fosse ghiaccio qua, la ruota, se io dipingo con della vernice qua, questo slitterebbe senza rotolare. Rotola senza stessare se c'è attrito. L'attrito serve per garantire la condizione che ci sia rotolamento senza stessare. Se questo fosse liscio, la ruota scivolerebbe senza rotolare. Pensateci. Quindi, immagino adesso che ci sia dell'attrito sul piano, ma quell'attrito ha solo il ruolo di bloccare momentaneamente il punto d'appoggio e poi la ruota gira attorno cambiando il punto d'appoggio, ma il punto d'appoggio è tenuto fermo per un attimo, la ruota rotola. Ci deve essere una forza, non mi credete che ci sia? Eccola qua, no? Questa è la forza che nasce, c'è una forza. Da dove viene questa forza? Se il, se il piano è liscio non c'è questa forza, giusto? Se non c'è questa forza qua, la formula I delta 2 punti uguale tau, tau sarebbe 0 e quindi l'accelerazione angolare sarebbe 0, la ruota avanzerebbe, certo, trainato dalla forza F0, ma non accelererebbe angolarmente, e accelererebbe con l'accelerazione piena F0 diviso M. Ma nel momento in cui c'è un'interazione tra il piano e la ruota, ecco che appare questa forza qua, ecco che l'accelerazione non è quella F0 diviso M, ma c'è il contributo dovuto al fatto che parte della forza mi serve per generare un momento a torcente di farlo accelerare realmente, bla 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 bla. Quindi, se non ci fosse attrito, la ruota scivolerebbe giù, invece voglio che rotoli senza strisciare, quindi non faccio altro che prendere questa forma e applicarlo, no? Allora, F0 cos'è? È la parte della forza peso che mi serve per accelerarlo lungo la discesa. Non è tutto mg, ma è parte della forza peso, e questa è la parte che è utile per farlo muovere in questa direzione. Chiamo questa direzione positiva, quindi nella direzione ascendere l'accelerazione è la forza nella direzione ascendere diviso m diviso 1 più k, e questa formula riciclata, ok? Ma questa massa qua, che è la massa che appare nella legge della forza peso, è proprio uguale a questa massa, che è la massa iniziale, quindi si cancellano e quindi l'accelerazione diventa g sia di teta diviso 1 più k, che non dipenda dal raggio, l'abbiamo capito, che non dipenda dalla massa, l'abbiamo capito, è Galileo, no? La forza peso funziona così. Adesso, con questa formula, fate questo esercizio, avete quattro situazioni. Situazione 1, una ruota vuota che rotola senza strisciare. Situazione 2, una ruota piena che rotola a partire dalla stessa altezza, rotola senza strisciare. Attenzione a come misuro il dislivello. Il dislivello lo misuro dal centro al centro, quindi anche se voi avete una ruota pazzescamente grande, quando lui scende il dislivello è sempre questo, no? Lo misurate dai centri, quindi non fatevi ingannare la dimensione della ruota, dovete vedere il dislivello del centro di massa, ok? Quindi, questa è una ruota vuota, una ruota piena, questa è una sfera omogenea che rotolano questi qua, questo e questo, il piano è ruvido perché mi serve l'attrito per farlo rotolare, se no non rotolerebbe, scivolerebbe. Invece questo caso numero 3, quindi enumerati 1, 2, 3, poi mi è venuto in mente di chiedere questo. Questo invece è un blocco, oppure se volete una ruota, che scivola giù perché non c'è attrito. Partono da fermi, partono dalla stessa dislivello, ci sarà un dislivello, cadono per lo stesso dislivello, scendono giù per il piano inclinato dello stesso dislivello. Il dislivello è misurato dal centro del centro di massa quando è in alto al centro di massa quando è in fondo, ok?
quindi voglio che quel dislivello sia H per tutti e quattro gli esercizi, partono tutti da fermi, quindi quando arrivano in fondo nel tratto pianeggiante, queste tre, la strada è ruvida, continua a esserci, lo prometto, senza strisciare, questo continua a essere liscio, quindi scivola. Immaginate che a una certa distanza ci sia finish, una gara, ok? Chi vince la gara? Questa è la domanda. Chi arriva primo, secondo, terzo e quarto classificato? Pensateci. Ma pensateci, io mi riposo un attimo, stanco. Devo far proprio tutto io. Non è giusto. Non mi pagano abbastanza. E voi non pagate abbastanza. Se volete che si faccia tutto, dovrebbero aumentare le rette universitarie. Allora, partono da fermi e devono attraversare la stessa distanza. È chiaro che vincerà quello che ha l'accelerazione maggiore, no? E perderà quello che ha l'accelerazione minore. Chi ha l'accelerazione maggiore? Usate la formula! Allora, per le ruote e la sfera, la formula da usare è questa. Per il blocco che scivola, quale formula dovete usare? Per il blocco che scivola, qual è l'accelerazione? È G sin teta, no? Giusto? Quindi, qua è G sin teta. Invece, qua le accelerazioni dipenderanno da sto cazzetto qua. Quindi, chi vince la gara è quello che scivola. Perché non appena... questo e questo hanno un K diverso da zero, no? Quindi aumentate il denominatore. Quindi vince questo qua, vince lui. Poi chi arriva secondo? Arriverà secondo dei tre che rotolano senza strisciare, dei tre che rotolano senza strisciare, chi è il più veloce ad arrivare? Chi è il primo ad arrivare? Quindi abbiamo capito, il vincitore assoluto è il blocco. Poi, chi è il secondo? Il secondo ad arrivare è quello che ha la K più piccola. E chi ha la K più piccola? L'abbiamo fatto, eh? La sfera! La sfera ha un K di 2/5! La ruota piena ha un K di 1/2! E la ruota vuota ha un K di 1. 2/5 più piccolo di 1/2. Quindi vince la sfera. Poi il disco pieno, poi l'ultimo ad arrivare è la ruota tipo quello di bicicletta. Questo è un altro esempio di una domanda dove si può fare un orale tranquillamente di un'ora, perché c'è tanta fisica, no? Quindi primo classificato è il numero 3, quindi scriviamo l'ordine di arrivo. Ordine arrivo, così e agli atti. Ordine arrivo è il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Chi è il primo? Il primo è il numero 3, questo. Poi il numero 4, che è la sfera. Poi il numero 2 e l'ultimo arrivare è quello che aveva il numero sul petto, numero 1. Ironia, no? No, ho sbagliato. Sì, numero uno è questo. D'accordo? La sfera, perché ha 2/5. La sfera, cosa scrivo? Quello verde. La sfera ha una K che è di 2/5. L'avete calcolato, siete responsabili, anche se l'ho portato a fine di conto, ma ve l'ho impostato. 2/5. Questo ha un K di 1. Questo ha un K di 1/2 e questo è un centrofico secco la K, quindi qua l'accelerazione è semplicemente quella parte di G che è nella direzione utile, e la parte di G che è nella direzione utile è
G, seno e teta. Quindi questo vince. Il blocco che scivola non c'è nessun movimento rotazionale, no? Per quello è il blocco. Infatti uno dei motivi per cui quando discutevo urti eccetera disegnavo blocchi, perché non volevo che si cominciasse a pensare ai moti rotazionali. Il blocco per eccellenza è una cosa che non noto, almeno se è appoggiato sul tavolo. Certo che potete far ruotare un blocco e magari tra qualche giorno faremo un esercizio in cui qua c'è un blocco che sta arrivando bello contento e poi c'è un bozzo e lui urta qua e cosa succede? Lui inciampa! Lo faremo questo esercizio, ma è prematuro. E la domanda sarà: che velocità devo mandare in modo che questo riesca a passare dall'altra parte? Perché se lo mando a velocità troppo bassa, lui si alza un attimo e poi torna giù. Ma voglio che arrivi a essere in piedi, questa è la velocità critica, che rimanga per un attimo in equilibrio. Se lo mando un pochettino di più, lui riesce a fare il salto. Questa è la domanda che faremo tra qualche giorno. Ok? Sono proprio stanco, no? Allora, cambiamo un attimo per alleggerire, perché sono stanco, quindi c'è un argomento che devo prima o poi iniziare e muoio prima. Mi viene in mente di farlo perché ho già parlato dei vagoni ferroviari. Allora, prima voglio disegnare due, saranno viste dall'alto, due traiettorie. Le traiettorie saranno identiche, quindi devo fare due disegni il più simili possibili. Quindi uno su tutte e due essenzialmente un cerchio, anche bel cerchio, e un altro che gli è concentrico di raggio più piccolo. Stessa cosa di qua, non sono traiettorie queste, poi capirete tra un attimo. Vabbè, vedo la precisione con cui riesco a disegnare, questo fa un po' schifo, lo disegnerò un po'. Sono abbastanza simili? Adesso completo la traiettoria. Voglio che da questo punto ci sia un collegamento tra le due curve. Questa è una curva esterna, chiamiamolo di raggio 2 e il raggio esterno. Non voglio sporcare il disegno, quindi metto così: esterno e R1 e raggio interno. Ok? Quindi io voglio collegare queste due traiettorie, due strade, due percorsi, due traiettorie. E li voglio collegare con una curva spirale, quindi questa qua farà una cosa un po' del genere e voglio fare una cosa simile di qua. Fa un po' schifo, ma adesso magari miglioriamo il disegno, faccio questo un po' meglio e cerco di fare questo dello stesso modo, quindi vado più su e mi aggancio a 1,7 più o meno, 1,8, quindi da su e mi aggancio qua. È difficile farli uguali, no? È già un po' meglio, d'accordo? Allora, questo qua voglio che sia la vista dall'alto,
di una stazione ferroviaria. Quindi questi sono dei binari. E qua c'è lo scambio, quindi dal percorso esterno c'è un binario che collega con la curva a stringere su il binario circolare interno. Ok? Quindi voi avete un vagone ferroviario qui, questa è una strada ferrata, le ruote del vagone ferroviario sono di ferro, di acciaio, magari particolarmente rigido, una lega speciale, un sacco di carbonio, tutto quello che vuoi, e date una spinta. Spesso nelle stazioni ferroviarie fanno proprio così, c'è una specie di elettro, una locomotiva che dà delle spinte ai vagoni e poi il vagone va per strada sua e con gli scambi mandano il vagone dove serve. Ok? Danno la spinta, poi pilotano scambiando. Quindi immaginate che questo qua, nell'idea idealizzazione che queste siano delle ruote ideali e la strada sia ideale, una volta impartita una velocità, il modulo della velocità non cambi. Cambierà la direzione, perché il binario lo sta facendo incurvare, ma non cambia il modulo, ok? D'accordo? Quindi il vagone, anzi fa un rumore, arriva qua, scambiate, e lui entra in questa strada a stringere, e poi fate un altro scambio qua, e lui entra e rimane sul circuito interno. D'accordo? Qua non è un vagone, è una... per cortesia. È un sasso che sta facendo un'orbita circolare e voi avete, non so, un tubo di plastica e quindi agguantando l'estremo del filo, tirando più o meno, potete cambiare il raggio del sasso che sta facendo un giro. D'accordo? Quindi, inizialmente il sasso ha, questa è una rappresentazione dello spago, inizialmente il sasso ha una certa velocità, voi la fate fare una bella orbita circolare, poi tirate sullo spago qui, fanno stringere, e poi quando arriva al raggio che vi interessa non tirate più, cioè mantenete la tensione del filo e lui fa un'orbita di raggio più piccolo. Ok? Quindi quando il vagone è qui o il sasso è qui, il sasso c'è lo spago. Il sasso c'è lo spago. Il sasso c'è lo spago. Qua non c'è nessuno spago, d'accordo? Adesso il commento che voglio fare, la cosa che voglio fare è questo. E senza dimostrazione, non ve la chiedo, anche se credo che ci siano dei libri migliori, ma visto che non lo faccio io non lo chiedo. Ma l'enunciato è molto semplice, perché è plausibile per voi. Perché abbiamo esordito già diverse settimane fa descrivendo il moto circolare uniforme. Allora, l'enunciato è questo. Se questo è un'origine e questi sono degli assi cartesiani, che ne so, e avete un moto, avete una accelerazione, ok? L'accelerazione cos'è? Allora, l'accelerazione è la derivata rispetto al tempo della velocità. La velocità, adesso io voglio fare una cosa. La velocità voglio scriverla nel seguente modo. Come un... voglio scrivere un vettore, ovviamente è un vettore, e voglio usare un versore, che è il versore che è pertinente alla velocità. Forse è il caso di fare il disegno come stavo per fare. Mantenete la concentrazione. Questa è una traiettoria, questo è la... non voglio farlo sembrare circolare, è una traiettoria di forma qualsiasi. Questo è il vettore velocità in questo momento. Voglio scrivere la velocità nel seguente modo. Come il modulo della velocità è un vettore che mi serve per specificare la direzione. E visto che la velocità, com'è messo il vettore veloce rispetto alla traiettoria? È tangente, giusto? È sempre tangente.
Quindi il versore in questo istante, poi la velocità cambierà, no? Cambierà la velocità, ma in questo istante, quando la particella si trova in questa posizione, in questo istante, la velocità in questo istante è il modulo, chiaramente, in questo istante, per un vettore che mi cattura la direzione. E il vettore che voglio scrivere qua deve essere un versore, deve essere adimensionale e di modulo 1, perché la dimensionalità è data dal modulo. È qua che ho, non so, 100 metri al secondo. In quale direzione? Lo scrivo così, U con un pedice T che sta per tangente. Ok? Chiaramente, quando la particella è qua, la U tangente, provo a disegnarlo, in questo istante dov'è? È un versorino che ha modulo 1 a dimensionale qua. Quando la particella è qua, il versorino punta in un'altra direzione, no? Quindi il versorino U di T mi dice in un istante qual è la direzione della velocità. Ma man mano che la particella cambia, U di T continua a cambiare, continua a puntare in direzioni diverse, chiaro? Quindi anche U di T a ben pensare è funzione del tempo, come potete vedere. Quindi U di T continua a cambiare, cos'è che cambia? Non certo il suo modulo, è un vettore 1, ma continua a cambiare direzione. Cambia, cambia cosa? Cambia direzione. Se la traiettoria ovviamente è una curva, ma se la traiettoria è una retta, se la traiettoria è così, quando la particella è in questo punto, U di T è in questa direzione. Quando la particella è in questo punto, U di T è sempre nella stessa direzione. Anche se magari la velocità sta cambiando, magari disegno in blu la velocità qua è questo vettore, magari qua la velocità è questa, vedete che il modo della velocità è cambiata, la direzione è cambiata, ma qua potrei avere la velocità in questo punto, fermati la lamina, potrebbe essere questo, e qua la velocità potrebbe essere così, è un moto rettilineo, ma non uniforme, ma U di T non cambia, shh, ok? Un moto rettilineo uniforme cosa avrei? Che né U di T cambia, ma neanche il modulo. Quindi questo è un moto rettilineo non uniforme. Questo è un moto vario, dove cambia sia il modulo che U di T. In un moto circolare uniforme, per esempio, cos'è che cambia? U di T, non il modulo della velocità, giusto? In un pendolo cosa cambia? Cambia sia il modulo velocità che anche U di T. Quindi dovete pensare che sia questo che questo vario del tempo. D'accordo, ecco l'enunciato. L'accelerazione, che è la derivata rispetto al tempo della velocità, quindi è la derivata rispetto al tempo del modulo velocità per U di T, U di T mi dà la direzione, il modulo mi dà il modulo. 100 metri al secondo in quale direzione? U di T me lo dice. Adesso io devo fare la derivata di un prodotto di due cose che dipendono dal tempo, quindi uso il teorema, almeno formalmente uso il teorema che la derivata di un prodotto è la derivata del primo per il secondo non derivato più il primo non derivato per il secondo derivato. Parlate ragazzi, me lo volete spiegare? Che ore sono? Manca tempo? Ho sforato? Perché parlate? Lo sapete già? Perché se lo sapete già passo ad altro, no? Ragazzi, là in fondo, cercate di non fare rumore, eh? A me non dispiace che siate là, immagino che state studiando, non certo state seguendo questa lezione, no? State seguendo questa lezione? Voi in fondo cosa fate? State facendo altre materie, no? Sì? Sto parlando con voi. Studiamo. Appunto, altre cose. Quindi siete ospiti, giusto? Siete ospiti. Finora non mi avete dato fastidio, ma c'è una tendenza a far brusio. Mi raccomando, se no... Ok? Finora non ho fatto niente. Adesso ho denunciato. Questa roba qua è la cosa misteriosa. Cos'è la derivata di U di T rispetto al tempo? L'enunciato è questo.
anzi, prima di dire l'enunciato, voglio dare un nome a questa roba qua. Questo è il modulo della velocità. Credo avevi già detto a suo tempo che in inglese esiste una parola per il modulo della velocità. Qualcuno se lo ricorda? Speed, ok? Quindi, questo è lo speed. Questa roba qua è lo speed. Quindi questa è la derivata dello speed, eh? Non è la derivata della velocità, è la derivata del modulo della velocità. Attenzione! Quindi l'enunciato è questo. La derivata del modulo della velocità rispetto al tempo nella direzione tangenziale. Più l'enunciato è questo, il modulo della velocità al quadrato diviso. Per il momento lo scrivo, scrivo R qua, ma adesso spiegherò. Per un versore che indicherò col pedice n. Vi devo dire due parole su questo pezzo. Questo pezzo è scontato perché è banale e penso che capiate cosa voglio dire. Questa è la novità. Cosa intendo per R e cos'è, chi è U di n. Allora, R è chiamato nel gergo il raggio di curvatura della traiettoria in quel punto. Quindi, se questo è un moto circolare, è tutto molto semplice, perché in un certo punto, qual è il raggio di curvatura? Si intenderà il raggio del cerchio, no? Se avete una strada fatta così, un tratto rettilineo, adesso guardate, io disegnerò alcuni cerchi perché mi aiuteranno a costruire una strada. Questo è un cerchio, questo è un altro cerchio, questo è un altro cerchio, e costruisco la strada così. Vado dritto, faccio un arco di cerchio, poi vado dritto, faccio un arco di cerchio, vado dritto e faccio un altro arco di cerchio per poi magari proseguire dritto. Vedete cosa ho fatto? In questo punto qua, nei tratti rettilinei, dirò che il raggio di curvatura è infinito. Cioè, un tratto rettilineo io la posso costruire con un cerchio talmente grande di raggio che questo pezzo non distinguete da essere dritto o essere un tratto di cerchio, ma di un raggio gigantesco. Quindi i tratti rettilinei, i matematici dicono che hanno raggio di curvatura infinito. Questo è raggio R1, R2, R3. In questo arco di questa curva qua, dove c'è la curva, tutti questi punti, qual è il raggio di curvatura? Il raggio del cerchio! In questi punti qua, da qua a qua, finché non esco o entro, il raggio di curvatura è R2. Tra qua e qua, finché sono sull'arco della curva, il raggio di curvatura è 3. Qua il raggio di curvatura è più grande di qua. D'accordo? Ovviamente una curva vera, io posso costruire, se io ho tanti cerchi con cui costruisco, guardate cosa sto facendo, io riesco con una precisione arbitraria a con un gioco di cerchi così, riesco a approssimare una curva, per esempio a stringere. Vedete che una curva può essere matematicamente descritta come una specie di questo gioco qua, tratti rettilinei e cerchi di opportuno raggio. E se accosto tanti cerchi, riesco a addolcire questi che sono invece dei brevi tratti rettilinei. Quindi matematicamente dovete capire che in una curva a stringere, in questo punto qual è il raggio di curvatura? Dovete immaginare di disegnare in qualche modo un cerchio che si adatti il meglio possibile. Qua la parola tangente non è opportuno, perché la linea blu non è una retta, ma dovete pensare di individuare un cerchio che meglio si adatta, con un certo criterio di cosa si intende per adatta, al cerchio con la strada vera. E il cerchio che accosta meglio, il cerchio che accosta meglio è quello che è il raggio di curvatura della strada in questo punto. Questo cerchio è troppo piccolo, questo è troppo grande, questa qua si adatta meglio e questo in qualche modo è il raggio di curvatura della strada. Quando la strada è a stringere, per esempio ormai è così, è chiaro che il cerchio che meglio si adatta ha un raggio di curvatura piccolo, d'accordo? Quindi in quel punto dove siete,
qual è il raggio del cerchio che meglio si adatta localmente alla strada vera? Quello è il raggio di curvatura di quel punto. Cambiate punto, il raggio di curvatura. Se è la stessa, allora probabilmente state seguendo un arco di cerchio. Se è diversa, la curva magari si apre o si chiude a seconda della curvatura, sta crescendo o diminuendo. Capite? Chi è la UDN? Mannaggia me, tutta la fatica per visionare la traiettoria l'ho appena cancellata. Danno non è grave. L'enunciato di quello che sto, che ho appena detto è più semplice di quello che crediate, eh? Se questo fosse un moto circolare uniforme, questa è la traiettoria di un moto circolare uniforme, qual è l'accelerazione secondo voi? Sapete tutto, no? Moto circolare uniforme. L'accelerazione cos'è? Sapreste anche disegnarlo, no? Sapreste scriverlo, sarebbe meno omega 0 quadro r, cioè è un vettore che va, in questo punto è un vettore che punta verso il centro di curvatura, no? Ed essendo un moto circolare uniforme, voi sapete che questo pezzo non ci sarebbe, perché lo speed non cambia. Quindi in un moto circolare uniforme c'è solo questo pezzo, ma non è una formula che vi è familiare? Il modulo quadro della velocità diviso il raggio, no? Questo qua è modulo quadro della velocità diviso il raggio del cerchio, e io dico che questo è scritto meno UdN, anzi è scritto UdN, non quel meno. Perché cos'è UdN? UdN è un versore che è perpendicolare a UdT. Io insisto sulla perpendicolarità perché insisto su Pitagora. Quindi UdT è questo. Se la velocità è, datemi un colore, se questa è la velocità, UdT è questo. UdN è perpendicolare a UdT e punta verso l'interno della curva. Questa è la convenzione. Punta verso l'interno. Quindi questo UdN è perpendicolare a UdT. UdN è perpendicolare a UdT e UdN punta verso l'interno, esattamente come punta verso l'interno quello che conoscete già del moto circolare uniforme. Quindi questa formula qua che ho scritto dovrebbe sembrarvi familiare, la semplifico cancellando tutti i passaggi, voglio scrivere il risultato nella sua gloria e voi dovete capirlo. L'accelerazione è uguale alla derivata dello speed, in che direzione? Quindi sto scomponendo l'accelerazione in due pezzi, uno è nella direzione tangenziale e un'altra è in una direzione che è perpendicolare alla direzione tangenziale e punta verso l'interno della curva. Quindi se io curvo così, UdN è per di là, UdT è così, UdN è di là. Se io curvo per di là, UdT è di là, ma UdN è di là. Se curvo per di là, ogni volta che svolto guardo dov'è l'interno della curva e UdN è di là, è sempre 90 gradi rispetto a UdT, ma è perpendicolare, sì, ma punta verso l'interno. Vorrei essere chiaro, se la vostra strada sta facendo così e poi così e poi così e poi così, qua UdN è in questa direzione, 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 mentre UdT è sempre tangente alla curva, sempre verso l'interno della curva. E qual è il modulo di quella parte dell'accelerazione che è nella, verso l'interno della curva? Il modulo, quindi questa è la parte dell'accelerazione che è nella direzione tangenziale. C'è un'altra parte dell'accelerazione che è verso l'interno della curva. E quanta parte dell'accelerazione è nell'interno della curva? È la formula che conosciamo già da 6 settimane, questa. Dove però si deve intendere questo non come il raggio di un cerchio, ma del raggio del cerchio che meglio si adatta alla curva in quel punto, quindi si chiama tecnicamente il raggio di curvatura della strada.
Quindi in un moto circolare uniforme questa non c'è, c'è solo questo. E infatti punta verso il centro. In un moto rettilineo chi c'è? Nel moto rettilineo qual è il cerchio che meglio si adatta a una retta? Un cerchio di raggio infinito! E quindi in un moto rettilineo questo non c'è, perché il raggio sembra infinito e c'è solo questo. E se il moto è rettilineo e uniforme non cambia lo speed, e quindi questo è zero perché è rettilineo, questo è zero perché non cambia lo speed, e l'accelerazione è zero. No, un moto rettilineo uniforme è accelerazione nulla. E la formula in realtà è facile da scrivere, perché la impostate come la derivata dello speed moltiplicato V di t. Fate il teorema della derivata del prodotto delle funzioni, avete poi i vostri pezzi, voi poi vi chiedete qual è la derivata di V di t rispetto al tempo. Si dimostra, e non ve lo faccio, che la derivata, in ultima analisi, l'accelerazione, il secondo pezzo si scrive in questo modo. D'accordo? Torniamo qua, ammesso di avere il tempo per farlo. Che fatica! Quindi, se volete capire questa formula, pensate ai moti rettilinei uniformi, rettilinei vari, dove rettilineo sì, ma cambia lo speed. Pensate al moto circolare uniforme, pensate a un moto circolare che non è in uniforme, per esempio il pendolo. Pensate a un moto con raggio e curvatura variabile, dovete essere pronti a interpretare questa forma. Questo che sto facendo. Allora, attenzione, cominciamo. U di t chi è qua? Quando è qui, U di t è così. U di n è così, U di n andrà verso il centro di curvatura del cerchio che meglio si adatta qua. Qual è il cerchio che meglio si adatta? Beh, il cerchio di raggio R2, no? R2 è il raggio esterno. Quando è qui, U di t dove punta? Verso il centro del cerchio di raggio R2. Quando è qui, dove punta? U di n è perpendicolare a U di t. U di n dove punta? U di t è per di qua e U di n è a 90 gradi, e vedete che U di n non becca il centro, non becca il centro. Cioè U di n quando è qua sulla curva a stringere, U di n è sempre perpendicolare a U di t, sempre perpendicolare a U di t. Quindi tutto questo tragitto qua nella curva a stringere, se U di t è questa, U di n è per di qua e manca il centro, la stessa cosa qui, quando il sasso è qua, U di t è questo e U di n è per di qua. Interessante, guardate adesso qua cosa succede. Questo è il vagone ferroviario, ruote d'acciaio, binari d'acciaio, lo speed non sta cambiando. Dire che lo speed non cambia, cosa deducete? Che non c'è questo pezzo, non c'è un'accelerazione nella direzione tangenziale, Non c'è un'accelerazione nella direzione tangenziale, tutta l'accelerazione in questo disegno è nella direzione U di t. Invece qua cosa succede? Dov'è la forza che c'è? C'è una forza su entrambi questi esercizi, ovviamente. Ma in questo esercizio qua io disegnerò un quale colore, mi serve il giallo, ma non ho più gialli, ho il rosso, non già usato, uso il blu. Io voglio disegnare la forza che è qua in questo punto. Qual è la direzione della forza secondo voi? Ricordatevi Newton, no? MA è uguale a F. Allora, se la componente tangenziale di A in questo disegno è 0, vuol dire che F non ha una componente tangenziale, ha solo una componente normale. Quindi la freccia blu che disegno qui è una freccia che è in questa direzione. Non c'è una componente tangenziale, perché sto dicendo che la componente tangenziale dell'accelerazione c'è nella misura in cui lo speed cambia, ma se lo speed non cambia, l'accelerazione tangenziale non c'è e quindi la forza tangenziale non c'è. Se siete confusi, ricordate Newton!
Newton è uguale a m per a, quindi sto dicendo che la forza la sto scomponendo in una parte tangenziale e in una parte normale. E qual è la parte tangenziale? La parte tangenziale è m, che è la derivata dello speed rispetto al tempo. Questa è la parte della velocità, scriviamo così là, tanto. Questa è la parte della forza nella direzione tangenziale. E quanta parte della forza nella direzione normale? Direzione normale vuol dire verso l'interno della curva. È m speed al quadrato diviso r u di n. Ma in questo esercizio la forza tangenziale è nulla, perché lo speed non cambia. Quindi in ogni punto la forza ha solo la componente nella direzione normale. Quindi ecco il disegno di una forza e vedete che questa forza manca il centro. Qua invece dov'è la forza? La forza è nel filo, no? È il filo che trattiene il sasso. Quindi la forza io so che è per di qua. Io so che è per di qua, quindi questa forza ha una parte nella direzione tangenziale e una parte nella direzione normale. Questa è la parte nella direzione normale e questa è la parte nella direzione tangenziale. Cosa deduco? La parte normale è quello che mi serve per fare la curva, ma il fatto che questo non è zero vuol dire che lo speed sta cambiando. Quindi lo speed del sassolino aumenta nel passare dalla curva esterna alla curva interna. Invece lo speed del vagone qua non aumenta. Perché non aumenta? Perché non ha nulla che lo fa aumentare. Non c'è una forza tangenziale. Perché lo speed del sasso aumenta? Perché c'è una componente tangenziale che lo fa aumentare. Se questo è diverso da zero, vuol dire che questo è diverso da zero. D'accordo? Quindi la morale è che quando arriveranno sul cerchio interno, questo che non ha mai una forza tangenziale, quando è qui, com'è la forza? È così, non ha una componente tangenziale, non c'è nulla che aumenti la forza tangenziale, non c'è una forza tangenziale, quindi non c'è nulla che aumenti lo speed, e di fatto lo speed che ha qua fuori me lo ritrovo anche qui. Se si sta muovendo a 2 metri al secondo, è meglio non dare uno speed eccessivo a un vagone ferroviario, non vi pare? Poi chi lo ferma? Ha una quantità di moto che ha tanta massa. Quindi spostate i vagoni, magari la velocità con cui voi riuscite a camminare, infatti i ferrovieri camminano vicino ai vagoni perché salgono su, poi hanno freni se vogliono fermarlo prima che vada a sbattere contro il. Quindi la velocità lenta, così riuscite a... Quindi loro... E continua. Ma perché ha mantenuto lo speed? Perché non c'è una forza tangenziale. Qui la forza tangenziale come no? Perché lo spago è sempre rivolto verso il centro. Lo spago è rivolto verso il centro, è là che ha attaccato lo spago. Quindi la forza, ormai i colori sono andati, questa è la forza che è nel filo e come vedete nel tratto a curva a stringere questa forza la scompongo un po' della direzione normale, un po' della direzione tangenziale e vedete che ho una forza di qua. Ed è questa che mi aumenta lo speed. Quindi se lui qua ha un certo numero di metri al secondo lo spago, quando lo stringo sulla curva a stringe, qua è aumentata la velocità. Ok? Ok? Adesso, prima di lasciarvi andare, se ho tempo devo farvi un commento, perché così serve a qualcosa. Ho tempo, ho 12 minuti secondo il ruolo. Scegliamo questo qua, l'origine. Shh. Quindi rispetto a questo punto io voglio descrivere il momento della quantità di moto. Ok? Chiaro? Momento della quantità di moto. Guardate qua. Momento della quantità di moto. Cos'era? Era R vettor P. Qual è la derivata? Ripasso. Lo sapete che è questo. Ok? Quindi L cambia nel tempo a patto di avere un momento torcente. Adesso guardate i due disegni. La forza che sta agendo sul corpo nella curva a stringere. Guardate la curva a stringere.
il vagone è qui e il sassolino è qui. Guardate la forza. Guardate la forza del sassolino prima. Qual è la direzione della forza? È verso il centro. Quindi la forza che sta agendo sul sassolino non ha un momento torcente rispetto al centro. Quindi in questo disegno L non cambia. L è costante in questo disegno. Qui invece coraggio. L cambia. Lo vedete che cambia perché questa forza ha un braccio di leva rispetto al centro. Qua invece la forza non ce l'ha. Qui è costante. Allora cosa vuol dire costante? Immaginate che il sassolino sia qua all'inizio della curva, quindi userò i pedici I e F, I inizio prima di entrare nella curva stringere, F finale, quindi quando ormai è sul cerchio interno. Qual è il momento a quantità di moto iniziale? È un vettore, voglio direzione e modulo, coraggio. Iniziale qui e qua, quindi il momento a quantità di moto iniziale esce dalla lavagna e il modulo cos'è? È uguale alla velocità che ha qua, chiamiamolo V iniziale, il raggio è R2, quindi se io scrivo che è M R iniziale, facciamo così, 1, raggio 1, perché è sul raggio 1, per la velocità 1, questo è il momento da quantità di moto uscente, quindi se volessi scrivere con un vettore sarebbe così, V di Z, con Z che esce dalla lavagna. Questo sarebbe il momento a quantità di moto prima di entrare nella curva stringere. È un cerchio, sta facendo un moto circolare uniforme finché io non tiro lo spago per farlo entrare nella curva più piccola. D'accordo? Il sasso sta facendo un cerchio di raggio R2, è il raggio esterno, perdonate. R2 è il raggio esterno. Inizialmente è il raggio esterno, R2. Con la velocità V2, uso lo stesso pedice per indicare anche il raggio, d'accordo? Poi tiro la corda, ma l'azione della corda è proprio verso il centro, quindi il momento torcente non c'è. Quindi quando entro sulla curva interna, che è la curva 1, il momento a qualità di moto è identico, non è cambiato. Quindi ho che questo è assolutamente uguale al momento a qualità di moto quando è sul raggio interno, e questo è M R1, V1, ovviamente U di Z, non è cambiato niente, né in direzione né in modulo. Guardate i moduli, dico che questo è uguale a questo, che questo è uguale a questo. Perché sono uguali? Perché questa forza qua non ha un momento torcente, deve essere chiaro questo. Quindi, questo è uguale a questo, quindi ho MR1V1 è uguale a MR2V2, la massa è la stessa, e cosa scrivo? Che RV1 è uguale a R2V2, quindi V2 cos'è? V2 è R1 diviso R2, mi sono perso, V2, sì sì, V1, ok. Guardate questa formula, guardate il disegno per puro caso è circa che il raggio 1 ha un, sto qua, che il raggio 1, facciamo finta che il raggio 2 sia due volte il raggio 1, ok? Che il raggio esterno sia due volte, quindi cosa mi dice la formula? Chi è R1 qua? Ho sbagliato? Cosa mi dice la formula? Ah, tanto V2 era iniziale, quindi ho girato a forma sbagliata, mi serve V1, cioè io voglio sapere chi è V1, so chi è V2, ecco perché non mi trovavo. È la formula opposta, no? Io voglio sapere V1. V1 è uguale a R2 diviso R1 V2, ok? Quindi suppongo che inizialmente lui è all'esterno con una certa velocità, poi si stringe e si trova sul cerchio interno, solo su quel disegno. Quindi, se il raggio esterno è due volte il raggio interno, concludo che la velocità sul cerchio interno sarà doppio della velocità interna. E questa è una conseguenza del fatto che L1 è uguale a L2. Ma perché sono uguali? Perché la forza del filo è proprio rivolta al centro e quindi non ha un momento torcente. Invece qui
il momento torcente c'è. Quindi non vi aspettate che la velocità qua sia doppia. Infatti la velocità è identica. Perché è identica? Perché non c'è una forza tangenziale che lo farebbe aumentare. Perché è importante questo esercizio? Perché molta gente invoca la conservazione del momento della quantità di moto senza capirla. Il treno che va da un cerchio a un cerchio interno, perché non si conserva il momento della quantità di moto? Perché tutti pensano alla ballerina che stringe le braccia, no? Non è la stessa fisica. Le due traiettorie sono identiche, ma la legge oraria è diversa. Perché la fisica è diversa. Qua la forza ha un momento torcente zero, qua la forza non ha un momento torcente zero. Quindi non c'è motivo di credere che il momento della quantità di moto dopo sia uguale all'inizio. Infatti non lo è, no? Qual è il momento della quantità di moto iniziale? Sarà iniziale R2, MR2, V2. Qua cos'è alla fine? È sempre con V2, no? Perché la velocità non è cambiata. E ovviamente non sono uguali. Non sono uguali perché come fa? M è uguale a M, V2 è uguale a V2, ma sta dicendo che R1 è uguale a R2. No, sono diversi i momenti di qualità di moto. Perché il momento di qualità di moto qua è cambiato e là no? Là non è cambiato perché tau è zero, qua è cambiato perché tau non è zero. E perché tau non è zero? Perché la forza che c'è sta mancando l'origine. Meditate su questo esempio, è un esempio qualitativo, ma io trovo molto profondo, lo propongo ogni anno. Ogni anno gli studenti mi guardano in maniera più o meno assopita, però vi assicuro, se meditate su questi due esempi, delle loro similitudini e delle loro differenze, imparerete delle cose. Dovete capire questo. Non so come spiegarvelo meglio di così. Tutto nasce, è un esempio di questa forma, infatti io lo propongo perché è un modo per ragionare su questa forma. Queste sono ruote di un treno che rotolano senza strisciare. Quindi loro continuano con loro speed. C'è una forza sul treno, certo! E che forza è? C'è una forza che lo fa curvare! Se non ci fosse la forza normale, il treno andrebbe dritto! C'è qualcosa che lo obbliga a fare la curva. Ed è la forza rivolta verso il centro della curva. Questo lo sappiamo già da 5-6 settimane, no? In moto circolare uniforme. Se non ci fosse la forza rivolta verso il centro, la particella andrebbe per la tangente, quello che dice Newton. Quindi per fare la curva c'è una forza, certo che c'è una forza. E finché è sul cerchio, la forza è rivolta verso il centro. Nessun problema. Ma dove ci sono i problemi? Qua non è più rivolta al centro. Perché? Perché il centro di curvatura in questo punto non è qua, è da qualche altra parte. Quindi il vagone è soggetto a una forza, ma ha una forza normale. È una forza che è a 90 gradi rispetto alla direzione tangenziale. Quindi la forza di qua non è capace di cambiare lo speed, perché per cambiare lo speed serve che la forza agisca nella direzione tangenziale. La forza tangenziale cambierà lo speed. La forza normale non cambia lo speed, la forza normale cambia la direzione. Ok?